La Tecnoacque travolge il Lucira e si conferma l'unica imbattuta nel girone di Serie C regionale del basket pugliese. Una vittoria strepitosa, ottenuta in condizioni di massima emergenza, che ancora una volta mette in evidenza la grande stagione disputata sino ad oggi dalla matricola fasanese. Una nuova esperienza sportiva per il basket fasanese, che aveva solo l'assillo di cercare quanto prima la permanenza matematica e che oggi invece si ritrova a sfidare le grandi del girone, grazie alla sua imbattibilità casalinga e al grande gruppo costruito dalla società biancazzurra. Capitanata da Vito Santoro e affidata alle cure di coach Massimo Cazzorla. Un progetto sempre all'insegna della massima oculatezza economica, che dura da diversi anni e che lo scorso anno ha riportato il basket fasanese in Serie C. Un successo che ha riportato moltissima gente al tenso statico di Via Galizia, che con il suo entusiasmo e calore sono il vero valore aggiunto di questo roster. Un calore incessante, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario che arriva a Fasano. Gli ultimi a farne le spese sono stati i Downy del Lucira, capolista del girone, che domenica sera hanno ceduto il passo ai biancazzurri, che in campo sono scesi con enormi problemi di natura fisica e disciplinare. Un match che sembrava segnato sin dall'inizio, con le assenze di De Leonardi e Rosato, e le malconce condizioni fisiche di Gentile e Damasco. Ed invece il Lucera degli americani Johnson e Joguilher hanno dovuto fare i conti con il grande cuore dei locali, che con grande abnegazione e spirito di sacrificio hanno fatto propria la partita, riportandosi nelle zone altolocate della classifica. Gara giocata punto a punto sino al riposo lungo, per poi esplodere nella seconda parte con Sibilio, Manchisi, Masi e Sordi, che in soli 13 minuti piazzano un break di 13 punti, mandando in confusione gli avversari. Ma a 5 minuti dal termine, Sordi abbandona per 5 falli, Damasco esce per crampi e mister Cazzorla è costretto a mandare in campo l'acciaccato Gentile. Gli ospiti capiscono le difficoltà e in 3 minuti si riportano a solo 2 lunghezze, facendo vacillare i biancazzurri. Finale al Cardiopalma, con Damasco, Gentile e il giovane Liaci che mettono a segno i punti che rispediscono a distanza di sicurezza i Downy, che rispondono con l'onnipresente Johnson, per poi essere definitivamente spenti da una bomba di Manchisi che chiude la gara. Esplode il tifo sugli spalti e la gioia della dirigenza per la grande prestazione sfoderata dai propri ragazzi, che domenica prossima tornano a giocare lontano da casa sul parquet di Santeramo. Trasferte che sino ad oggi hanno regalato qualche soddisfazione in meno, ma che non ledono quello che è il progetto iniziale della squadra fasanese, la salvezza matematica in Serie C regionale. Una vittoria che sa di storia. Direi proprio di sì, vincere in queste condizioni, però in casa non ce n'è per nessuno. Qui è bello, è bellissimo il calore del pubblico, strepitoso e credo anche determinante. Stasera eravamo in grande emergenza, magari anche in parte lo era anche Lucera, però stasera avevo bisogno di avere dei gladiatori in campo e lo hanno fatto, cioè sono stati, questi ragazzi sono stati dei gladiatori, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno fatto quanto fosse stato richiesto, magari anche in alcune situazioni tecnicamente non bellissimi, non esteticamente pregevoli, però questa sera c'era bisogno di tanta intelligenza, di tanto cuore, di tanta determinazione e i ragazzi l'hanno messa tutta. Dove credi che possa arrivare il vostro gruppo, questa Tecnoacque? Dovevo andare con i piedi per terra, perché noi siamo molto forti in casa, però abbiamo problemi per andare a vincere le partite fuori casa. Se noi riusciamo a fare questo passo di qualità, possiamo parlare di grandi cose, però fino ad oggi io vado con i piedi per terra, siamo lì a 4 punti della capolista, meglio di così non si può fare. Il primo obiettivo nostro è cercare di trovare la forma e fare una striscia di 3-4 partite di seguito e lì ne possiamo riparlare, però per adesso stiamo bene così. Questo pubblico, l'uomo in più con voi in campo? Latino America, il pubblico è molto caldo, no? Pubblico così. La qualità che trovo qua a Fasano non l'ho trovato e ho girato un po' col mondo. Mi dispiace che il palazzetto è così piccolo, perché se era più grande ancora c'era più gente. Però tanto complimenti alla gente che ci sopporta quando siamo sopra e quando siamo sotto. Secondo me sono il sesto uomo in campo.